Eccoci qui ragazzi, oggi sono alle Saline, sono qui con Giovanni Ledda. Ciao, ciao Giovanni. Ciao, ciao Michele, ciao a tutti. Allora, Giovanni ha risposto al mio invito a fare un rematch, è uno di quelli che nel 2023 mi ha fatto male. Ha risposto, quindi ragazzi fatelo anche voi se mi avete battuto in questo 2023, l'invito è sempre valido. Giovanni, ci siamo sfidati in realtà due volte nell'arco di... Vicinissimo, forse due, tre. Ci eravamo incontrati in una settimana. Forse. Esatto, nell'arco di forse 10 giorni. È stato molto netto, 6-2-6-0. In entrambi i casi, guardate un attimo l'ironia della sorte, quindi punteggio schiacciante. Come hai fatto, Giovanni? Però vabbè, te l'ho detto anche quando abbiamo finito 6-2-6-0, però ce li siamo lottati molti game, sì, hai avuto sempre palle. Io ho giocato bene i punti importanti, avevamo detto, effettivamente sì. È stato così. È un periodo in cui ho una buona solidità, per cui sto cercando di fare un po' un salto, mi piacerebbe, dalla, diciamo, terza bassa a giocare un po' con la terza medio-alta. Tu adesso che classifica hai raggiunto? Io ho 3-5, sono già preso i punti per il 3-4, quindi da giugno con l'aggiornamento sarò 3-4 e vediamo un po', stagione ce n'è ancora un po', certo. Se riesco a fare un po' di tornei, poi sempre tra famiglia, lavoro, non perché è mai tu facile. Sei papà e... ho due bambine, perché ho una moglie soprattutto. Non dimentichiamola. Per cui non è facile, però insomma la voglia c'è, quella è la cosa più importante. Che giocatore sei? Allora, io ho giocato molto da ragazzino fino a 15 anni, sì. E poi ho smesso e ho ripreso 3 anni fa, quindi ho delle buone basi come colpi, mi piace giocare a rete. Sono uno che tende anche a spingere, ma sa anche abbastanza a tenere. Do abbastanza fastidio perché normalmente non do molto ritmo, quindi c'è un gioco un po' vario e questo effettivamente può dare fastidio. Normalmente la maggior parte gli piace magari appoggiarsi se uno spinge, quindi... Bene. Ultima domanda, che racchetta utilizzi? Allora, c'è una Yonex Vucor Pro 100, sì, che ho cambiato da poco tra l'altro, sì. Io avevo una Speed 300 grammi questa? Sì, okay. Avevo una Speed MP che ho usato diversi anni, era un'ottima racchetta che mi ha consigliato Christian di, perché io vado sempre da lui, mi sono trovato bene. Poi volevo fare un salto di qualità perché quella è una buona racchetta, però è abbastanza semplice, sì. Un po' giocattolino, diciamo, volevo qualcosa di più. Infatti ho provato questa, ho provato anche la Vucor quella rossa, che è una bella racchetta. Questa è un po' più difficilotta, infatti ero un po' scettico se prenderlo o meno, però effettivamente era quello che cercavo e sono soddisfatto. E i risultati si vedono. Per adesso, diciamo così. Grazie Giovanni, in bocca al lupo. Bocca al lupo, buona partita. Bocca al lupo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, siamo oltre 2005, dobbiamo crescere, obiettivo 5000 entro l'anno ce la dobbiamo fare. E mi raccomando. Giova, ci sarà il 30 giugno, sì, mi sto CT, organizzando, decimo ci anno. Io perché è un bel evento e poi è giusto dare un supporto soprattutto agli Isolari, ai conterranei, alla community, per cui dai ragazzi. Esatto, CT decimo anno, Lost in Tennis Party, vi aspetto ragazzi. Thank you.
Morbido, sveglia! Come fai questo qui? Ci sei e tiri sotto rete?
sbagliato 3, 4, forse 5 risposte alla seconda, così senza poi con dei regali. Dai, ma ti colpisci dietro la spalla, colpisci. Esagerator, questo è un game di merda, bro. Vista, vista. Errore questo, questo è un regalo. Sì.
magari, meno male. Cercala, cercala! Eccoci qua, allora Giovanni, te la sei portata a casa anche oggi la pagnotta? Sono confermato, dai. Anche meglio forse del previsto, meglio delle altre volte. Ti ho visto un attimino più propositivo, più creativo, tra virgolette. Il rovescio soprattutto l'hai lasciato andare in maniera un po' più spinta, di solito eri un po' più conservativo. Classico gioco al volo ha funzionato, cosa hai visto? Sì, è vero, hai ragione quello che hai detto, probabilmente perché ero più in allenamento, quindi più sciolto. In torneo, soprattutto a questo livello, tendo sempre a, visto che gli errori normalmente arrivano se tieni, quindi spesso aspetto l'errore dell'avversario, magari propongo meno, ma invece è una cosa che dovrei fare perché mi piace farlo e la rete comunque, insomma, ci so giocare relativamente, però va. Beh, però ti dà tanti punti, quindi sì, sicuramente bisogna conservare quella parte del gioco, no? Tu mi hai fatto i soliti regali dei
qualche doppio fallo. Esatto, infatti quello è stato come in torneo, eh. Una game, quella è una game è molta. Ma anche di più, certi sì, game ne ho minimo fatto. Uno se non lo faccio non siamo contenti. Esatto. No, però... che poi questi giorni, adesso non so quando uscirà questo video, ho fatto il video dell'allenamento sul servizio, lì minchia un leone, entravano visto, la maggior parte. Ma infatti la testa, il dito bufale è tutto a testa, il braccio blocca il braccio. La palla non va. E la palla resta retta. Va bene. Beh. Grazie Giovanni. Grazie a ragazzi, te, è stato un piacere. Lo vediamo ormai salire ai pianalti della terza, quindi gli auguriamo di farcela, Giovanni. E sostenetemi il cane, ragazzi. Dai, che sta facendo un bel lavoro, che ci piace. Dai, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ciao, grazie.